Buongiorno a tutti, gente varia ed eventuale. Forse è solo culo, forse è solo casualità, o forse è stato un patto col diavolo che farà bruciare le loro anime all'inferno mentre noi saltelliamo allegri in paradiso. Onestamente non lo so, ma se un dio esiste ed è benevolo, come si dice, non vedo perché certa gente, oltre a essere attraente, carismatica, forte ed avere schiere di fan pronti ad adorarli, debba avere anche un signor cervello all'interno del cranio. E so benissimo che è ingiusto che queste persone esistano, ma ci sono, ed è giusto che voi le conosciate, così da poter rosicare insieme a me. Natalie Portman. Recitare direi che lo sa fare, come dimostra il Golden Globe vinto a soli 10 anni. Ma oltre a questo, la Portman è sempre stata una studente assidua, e non in quelle scuole in cui paghi e poi vai a ritirare il diploma in Albania. Infatti frequentava la scuola pubblica come la maggior parte della gente. Pensate che addirittura saltò la prima di Star Wars Episodio 1, La minaccia fantasma, per studiare per gli esami finali. Laddove uno penserebbe: e che te ne fai del diploma? Guadagni già milioni di dollari? Beh, diciamo che il diploma ma non era precisamente il suo obiettivo finale. Infatti gli esami andarono talmente bene che riuscì ad entrare ad Harvard. Sì, Harvard, non Harvard, come scritto sui pantaloni cinesi della mia tuta. Una delle migliori e più blasonate università al mondo. Divenne una delle assistenti ricercatrici in un laboratorio di psicologia e lavorò per Alan Dershowitz, il più giovane professore di storia dell'università. Dopo la laurea in psicologia si impegnò nello studio delle lingue, padroneggiandone 5, 6 se contiamo anche l'inglese. E giusto per non farsi mancare niente, due dei suoi lavori vennero pubblicati su una rivista scientifica molto nota. Così, tra un libro e un giro sui bicipiti di Thor, Natalie ha dimostrato che se vuoi, puoi. E certo, il cervello va usato, non basta averlo. Brian Dexter Holland, ovvero il cantante degli Offspring. Brian era il ragazzo che a un certo punto della sua vita prese un amico e fondò gli Offspring, gruppo ancora attivo e che raggiunse il successo mondiale intorno agli anni 2000. Ma tornando a prima del successo, Brian, che certo stupido non era, sì, se no in questa classifica non ci finiva, aveva un piano B coi controcazzi. Andò alla Pacific High School e invece di appiccare incendi, fare graffiti o dichiarare l'anarchia, studiò. Si diplomò come il migliore della classe e da lì partì diretto verso l'università di Southern California, tra una festa a cui non diceva mai di no e concerti in giro con un pulmino tutto scassato, si ritrovò in tasca una laurea in biologia molecolare. Sulla strada del dottorato però lasciò, dedicandosi completamente alla musica, per la felicità di chi ama il punk rock. Ora però sorgeva un altro problema: il pulmino era da pensionare, gli serviva un aereo per andare a suonare in giro per tutto il mondo. E mi ero dimenticato di dirvi che nel tempo libero aveva preso anche il brevetto di volo. Kate Beckinsale, la vampira da cui tutti vorrebbero farsi mordere, protagonista dei film di Underworld e inseguita dai vampiri nel film di Van Helsing, sì, abbastanza monotematica. E come si prepara secondo voi una star per un film che è una sorta di Matrix con i licantropi? Beh, ovviamente diventando un prodigio della letteratura, imparando numerose lingue. Kate vinse un ambito premio letterario inglese per la scrittura di storie brevi o poemi, due volte, entrambe mentre era ancora teenager. L'amore per la scrittura la portò all'università di Oxford, dove studiò francese, tedesco e russo, e diventò ufficialmente la bibliotecaria più sexy del mondo. Fino a quando decise che ne aveva abbastanza di libri e voleva diventare la star di un film, Underworld, pieno di licantropi e vampiri interpretati da uomini grandi, grossi, forti e per nulla laureati, tranne uno, Kevin Grevioux, che interpretò Raids in Underworld e Underworld la ribellione dei Lycan, oltre a numerose altre parti da cattivone nei film. Ma questo ragazzone, nato per interpretare mostri in film horror, nasconde un oscuro segreto. Una laurea in biologia, un master in ingegneria genetica e un lavoro da ricercatore nel più famoso istituto sanitario al mondo. Paura, eh? E comunque, per chi se lo ricorda, il ruolo di Raids nel film gli calzava alla perfezione. Beh, sapete, l'aveva scritto lui il film. Pensate che figata deve essere stato partecipare alle riprese del film, con Kate che parlava il russo e Kevin che sparava fuori cure per il cancro mentre beveva il suo caffè. Il tutto interrotto dalla noiosa parte della recitazione. Vin Diesel. Non ve l'aspettavate, eh? Nemmeno io. Beh, da uno che si chiama Mark Vincent e sceglie come nome d'arte Vin Diesel, che ci si può aspettare? L'uomo conosciuto dal mondo per modificare macchine, strappare carotidi e girare scene d'azione che superano abbondantemente la linea tra ridicolo e figo è anche un regista. Con Multifacial, la sua prima produzione girata con soli $3,000, che sorprendentemente non è un porno, si fece notare da Steven Seagal e iniziò la sua carriera in Salvate il soldato Ryan, iniziando a
costruire quello che è il suo personaggio in più o meno tutti i film, ovvero una sorta di Schwarzenegger ancora più tamarro con il potere di intimidire le persone anche quando non vuole. E mentre la sua immagine da macho cresceva, lui passava il suo tempo libero giocando a Dungeons and Dragons. E lo fece per oltre 20 anni. Pensate che ha addirittura tatuato sul suo corpo il nome del personaggio che interpretava. Hardcore gamer, signori. La sua natura nerd però toccò l'apice quando aprì Tygon Studios, ovvero una casa di sviluppo di videogiochi basati sui film. E la struttura spessa dello spazio-tempo si squarciò quando partecipò attivamente e fece uscire The Chronicles of Riddick Fuga da Butcher Bay, che dopo GoldenEye era il primo videogioco basato su film meglio del film stesso. E non solo, meglio anche di molti videogiochi AAA. Ha infatti un risultato che supera il 90% su Metacritic. Poi, giusto per non farsi mancare niente, aprì degli studios cinematografici, un'etichetta discografica e nel tempo libero scrive sceneggiature. Non avrà una laurea, signori, ma... Ah no, aspetta, ha pure quella. Asia Carrera. Parlo ai maschietti. Avete presente quando tenete il vostro pisello in mano talmente tanto da riuscire a dargli una forma ergonomica? Ecco, se vostro padre soffre di questa per nulla rara malformazione, molto probabilmente è colpa di questa donna. L'ex pornostar Asia Carrera è una sorta di leggenda nell'ambiente. Ha recitato in più di 400 film scambiando fluidi corporei con un'immensa quantità di persone. Lei stessa si definisce la nerd del porno, una sorta di scherzo si potrebbe pensare, finché non si sentono le sue credenziali. Stiamo parlando infatti di una che a soli 14 anni si esibiva al pianoforte al Carnegie Hall, una delle più importanti sale da concerto di musica classica e leggera al mondo, con sede a New York. A 16 anni si trasferì in Giappone a insegnare inglese, campionessa americana di spelling, cosa a cui loro tengono molto, membro della Società Americana di Matematica, membro della Spanish National Honor Society, che non ho idea di cosa sia, ha partecipato alle Olimpiadi di Matematica, Lingua e Geografia. Inoltre è membro Mensa, ovvero l'associazione internazionale di cui possono fare parte solo le persone che hanno raggiunto o superato il 98% del QI dell'intero pianeta. Rientra nel 2% delle persone più intelligenti del mondo, per intenderci. E per finire, doppia laurea all'università Rutgers, giapponese e business. E pensate che tutto questo le ha provocato una sorta di odio da parte della sua famiglia. Certo, questo non il fatto che fosse una pornostar, che avrebbero preferito una carriera più consona al suo cervello piuttosto che vederla saltare nuda davanti a una camera. Ma lei si definisce nerd, e che c'è di nerd in tutto questo? Beh, forse il fatto che il suo hobby preferito era organizzare LAN party per giocare a Unreal Tournament, mentre ora è sempre attaccata agli sparatutto online. Brian May, il chitarrista dei Queen. In caso siate giovani, credo sappiate comunque chi siano i Queen. Freddie Mercury era il più famoso di loro, ma di certo non la mente del piano diabolico che prevedeva di vendere milioni di dischi. Brian è infatti quello che ha scritto la maggior parte delle parole uscite dalla bocca di Freddie. Laureato con lode nei primi anni 70 all'Imperial College di Londra, era nel bel mezzo del suo dottorato e mentre stava studiando le particelle di polvere come riflettono la luce, impazzì. Mollò circa 30 anni di studi per diventare un chitarrista multimiliardario di una delle band più famose della storia. Beh, forse pazzo pazzo non lo era proprio. Quando non era impegnato a roccheggiare in giro per il mondo, tornava alle sue vecchie passioni. Fu autore di 2 pubblicazioni scientifiche di astrofisica e coautore di un libro sulla storia dell'universo. Poi nel 2007, quando ormai aveva dato tutto quello che poteva al mondo della musica, tornò a studiare per prendere il dottorato che aveva lasciato indietro 40 anni prima. E come ciliegina sulla torta fu nominato rettore dell'Università John Moore di Liverpool. Ecco come si ottiene un uomo che può guardare negli occhi Van Allen ed Einstein e dirgli che fare entrambe le cose non era poi così difficile. Dolph Lundgren. Ti spiezzo in due. Credo che sia la frase più usata tra i ragazzini cresciuti tra gli anni 80 e 90. E Dolph non è solo questo. Stiamo parlando di un uomo che ha interpretato uno dei mercenari, il primo The Punisher e He-Man. E soprattutto che ha fatto diventare Apollo Creed una sorta di gelatina informe che è dovuta andare da Rocky a piangere per chiedere vendetta. E poi salta fuori che l'uomo che ha detto una delle frasi più epiche del cinema avrebbe potuto effettivamente calcolare la forza in Newton, Joule o Watt per dividere un uomo in due parti. E avrebbe fatto il calcolo a mente. Con un quoziente intellettivo di 160 si è laureato al Royal Institute of Technology di Svezia in ingegneria chimica, vincendo una borsa di studio per fare un master all'MIT. Ma dopo qualche mese in America il suo brillante cervello gli permise di calcolare che passare la vita a creare pillole salvavita era molto meno figo che interpretare He-Man. Così passò il resto della sua vita su set cinematografici, regalandoci perle che ancora oggi possiamo ammirare. Ah, dimenticavo, vi ho per caso detto che
che parla perfettamente 5 lingue? Francese, svedese, tedesco, inglese e italiano? O che è stato campione nazionale di pentathlon? O che ha lavorato come ranger? O che è cintura nera terzo dan di karate? No, probabilmente me ne ero scordato. Dopotutto io sono un uomo semplice. A me basta sapere che ha dato vita a una delle scazzottate più belle della storia del cinema, con il solo obiettivo di aprire come una mela Sylvester Stallone. Ti spiezzo in due.